per i quasi 120.000 islamici del Piemonte, al tramonto del sole si conclude il Ramadan, il mese durante il quale i musulmani osservano il digiuno e praticano un maggior impegno nelle opere di carità. Paolo Volpato. La comunità musulmana non terrà la tradizionale festa di fine Ramadan, vedete qui le immagini dell'anno scorso. Lo impediscono le restrizioni per la pandemia. Utilizzerete il web? Utilizziamo il web per la parte, diciamo, di collettività e di festa, mentre la parte di preghiera si farà singolarmente a casa, visto che la parte liturgica non può essere fatta via web. Sarà una festa in famiglia e non per questo sarà meno allegra e meno gioiosa. La comunità ringrazia, Nosiglia e condivide l'appello per i più bisognosi. A differenza delle chiese, la stragrande maggioranza delle 58 moschee del Piemonte rimarrà ancora chiusa. A Torino sono aperti soltanto due centri di preghiera, uno a Biella. Abbiamo deciso di riaprire soltanto dopo la fine del mese di Ramadan, perché i flussi del mese di Ramadan dei fedeli sarebbero stati ingestibili per noi come moschee. Abbiamo utilizzato questi giorni per adeguare i nostri locali ad ospitare in sicurezza i fedeli, sostenendo anche dei grandi costi, pur nella situazione, diciamo, finanziaria precaria che stiamo attraversando, non accedendo noi a nessun sostegno pubblico o neanche all'8 per mille previsto per le confessioni religiose. Visto che le moschee sono autogestite e autofinanziate, la parte organizzativa richiede dei costi sostanziali. I musulmani torinesi hanno sostenuto il contrasto alla pandemia con una colletta destinata alla Città della Salute. All'apertura, le moschee garantiranno l'igienizzazione degli ambienti dopo ogni preghiera. Ciascun fedele porterà il suo tappeto. Nelle più frequentate, come la moschea Taiba, controllo della temperatura all'ingresso.